No question. Quasi che riusciamo a definire tutto oggi. Stata siamo anche nel pomeriggio, no? Se c'è bisogno, sì. No? Via, via, via. Andiamo. Allora. Numero uno del Presidente. Adesione alle iniziative di interesse regionale, legge 2886, euro 40.200. Sì, togliamoci le cose semplici, poi vediamo di concentrarci sulle cose complicate. Numero 2, Presidente Assessore Rossetti, approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia per l'Italia Digitale per la collaborazione e per la promozione. Poi arriviamo alla 14, Presidente, approvazione proposta di rimodulazione di interventi finanziati con risorse FAS resisi disponibili. Questo qui è una cosa che facciamo, che distribuiamo, lo facciamo più con calma, tutto a posto. Quindi sì, che ci sia anche riattarlo dentro. Non c'è io. Allora facciamo una cosa, questa qui bisogna chiamare io che venga, ti ecco la compagna. La sospendiamo un secondo, bisogna qualcuno. Chiamo io. Sì. No, vieni, lo chiamala. Ok, lasciamo. Quindi accantoniamo la 14. Andiamo avanti. Si prende dopo. Sì, sì. Numero 15, vicepresidente. Nulla osta l'attivazione della struttura semplice dipartimentale del piano ospedaliere a direzione universitaria presso l'unità ospedale Gallina. Cos'è questa? Questa è una struttura semplice di igiene che serve per anche la gestione e la progettazione del nuovo. Va bene, via. Poi numero 16, vicepresidente, indirizzi per la predisposizione del programma dell'Agenzia Sanitaria Regionale per l'anno 2015. Numero 18 e numero 19, due accreditamenti. Numero 20, vicepresidente, modifica le deliberazioni 458 sull'accertamento delle condizioni psicofisiche per avviare i veicoli. Numero 21, vicepresidente, programma CCM 2014, controllo e risposta alla violenza su persone vulnerabili, donne e bambini. Numero 22, determinazione di modifiche tarifarie, di nuove tariffe per gli accertamenti e certificazioni in materia di sanità animale e sicurezza alimentare. Yeah. Numero 23, vicepresidente assessore Guccinelli, riassegnazione all'altro 5 spezzino di euro 811.125 per la realizzazione del padiglione 5, chirurgia nuova, nuovo blocco operatorio, padiglione 6, ospedale Sant'Andrea. Passo. Numero 24, vicepresidente, programma d'ampliamento e rifunzionalizzazione del pronto soccorso di Villa Scassi. Quindi, cioè, economie che hanno per fare l'ampliamento. Ma questo è quello per cui manca ancora un milione, abbiamo occupato un milione. È proprio il recupero di quella parte. Cioè, lasciano tutto? Dovrebbero avere tutto. È il verbo che c'è però. Poi ce lo direte, dai. Andiamo avanti. Non si scelga. Contrattualizzazione triennale del legislatore. Quale? Delle 6. Mentre stanno dicendo i tempi delle attività cardiochirurgiche. Siamo alla 25 però adesso. Non so, è riservata. 25 è riservata. Per 3 anni non si scrive. Il contratto triennale perché è accaduto e per fare l'attività di recupero pubblico del cardiochirurgico che hanno preso il nuovo. Volete che la vediamo con Claudio? Cioè, nel senso che non stiamo facendo contratti pluriennali con lo studio. No, ma adesso ditemi se vuoi, perché è chiaro che non possiamo discutere col direttore. Io l'ho chiamato il professore. No, mi sembra che un tempo. No, dico solo. Tempo, mi chiedevo. La vediamo con Claudio? Ok. Allora, 26 come 14 la vediamo quando siamo un po' più completi. Allora, 20. Tra l'altro lì adesso chiaro che non ce ne occupiamo più noi, perché questa cosa di Villa Giura era molto importante anche avere un'idea un po' sulla prospettiva di questo corso là, insomma.
quello diciamo del rapporto con l'ospedale, ma lo vedremo dopo. Dai. Andiamo avanti. Adesso, si fermi. Facciamo la 14 per cortesia. Allora, ce la spieghi quella delle APQ, Iva? Come? Quella della APQ, ce la spieghi? Sono le risorse del sito 2000-2006. Sì, sì, ma solo cosa c'è, quanto vale? Beh, c'è, forse non muore. Ieri sera si è messo a posto la... dentro c'è quello che avevate già deciso, Borgio Verezzi. Via Paradiso. Via Paradiso e Sarzana. Riottallo. Ma ci abbiamo? Isola Bona e teniamo da parte il solito da piano. Ma se teniamo da parte? Teniamo da parte. Allora, via Paradiso, Piano, Artallo, Villa Bona, Isola Bona, Isola Bona, sì, il Castello Costello. E via Paradiso, Borgio, Torrione. Non sono riuscito a mandarti Piano, non c'è neanche il progetto. Va bene, mi pare che hai svolto. Quindi è definitivo, no? È del libro di indirizzo. No. Questo è il forse andrebbe anche detto perché si sblocca l'ospedale. E per piano quanto c'è da parte? Non mi ricordo, ma in totale arriviamo a 1.450.000. Puoi fare una paginetta in cui mettiamo solo titolo e cifre. Sì? Ce l'avete marcato. Sì, ragazzi, andiamo avanti. Allora, 27. Vicepresidente, modifica e integrazione della deliberazione 486 del 2013 in materia di conferimento di incarichi in direzione di strutture complesse. È l'adeguamento alla legge che ha dato l'estrema linea e mantenuto per il fatto. Il numero 28, vicepresidente, indirizzi ex articolo 8, legge regionale 41, in materia di accertamento medico legale di competenza della commissione medica di verifica. Oh, 29 assessore Berlangeri, approvazione dell'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive di tipo Marina Resort di cui all'articolo 50 legge regionale 32 del 2014. Una cosa rapidissima, siamo tre regioni d'Italia a avere Marina Resort e possono applicare l'IVA al 10%. Non solo noi. Okay. Numero 30, assessore Berlangeri, assegnazione a Provincia Ligure, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova del contributo regionale per funzionamento di funzioni. Impegno 1.000.000 di euro. E sono i primi sei mesi per le province, le funzioni delegate. I primi sei mesi sono coperti. Numero 31. Professore Berlangeri, approvazione del documento di disposizione attuativa della disciplina del futuro ricettivo Marina Resort, di cui alla legge 32. Numero 32, professore Berlangeri, approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio. Ma se cosa fate venire la ISO per quando poi ci saranno quelle cose, la SBNS prima e meglio. AIF, sezione di Liguria. C'è il progetto di nuovi giardini. 33, assessore Berlangeri, interventi di riqualificazione turistica locale, approvazione e modalità per l'assegnazione di utili derivanti dalla maggiorazione dei costi di costruzione. Ti dico una cosetta, se no, perché anche di prospettiva, perché ci siamo inventati IPICO turismo, nel senso che il 75% del costo di costruzione dei cambi di destinazione d'uso, che prima finivano nel bilancio regionale in modo indifferenziato, adesso vengono utilizzati nei comuni dove avviene il cambio di destinazione per fare interventi di riqualificazione dell'offerta turistica. Abbiamo 400.000 euro in prima istanza e sono più o meno 60.000 euro alla Aiguilla, 115 a Santa Margherita, 50.000 a Spotorno e 148 a Varazze. Interventi di qualificazione dell'offerta turistica, quindi vuol dire interventi. Puoi mettere rapporti. Qui facciamo una paginetta, diamo la stampa. Puoi mettere i centri stop, i rapporti. Allora, paginetta su e uno su questo, va bene? Questi poi devono presentare poi il progetto, ovviamente. Sono poi i soldi sono già assegnati perché sono i soldi che loro hanno incassato. Assessore Berlangeri, approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Liguria International per la dotazione finanziaria necessaria per organizzare partecipazione alla Liguria all'Expo 2015 a Padiglione Italia. Dunque, io non vado a Milano.
Sì, chi ci va di voi? Io. Però ho scritto una lettera, vi prego di farvi dare, è stata di commercio, dopo le dichiarazioni di attuale, in cui ci rispondono o non si fa. Ho chiamato anch'io per capire se mi ha chiesto tutti i loro associati di fare sta roba, poi sembra che costeggiamo. Cioè, gli io sincero non conosco la io accompagno lui, io non conosco. No, io ho chiamato. Devono rispondere alla lettera che gli ho fatto, se lo so. Certo. Li ho chiamati apposta per dire, ma cosa fa? Non so. Perché ho visto e li ho chiamati. Tutto il mondo, diciamo, in gastronomico vuole avere uno spazio per vendere, diciamo, dei prodotti da mangiare, non da trasporto. Mi ha trovato una cosa che costa metà di quello che l'altra ragione, sì, se lo vogliono lo fanno. Certo, ne occupi te, eh. Io ho chiamato sia diciamo i genovesi che gli spezzini, sì, che siamo noi. No, se non rispondono non andiamo. Già, andiamo e non chiudiamo. Lo fanno loro o buonanotte? Certo. Io ho chiesto, ho detto cosa volete fare? I genovesi e gli spezzini vogliamo fare. Ce l'hanno chiesto e non lo succede. Abbiamo convocati qui, c'è cioè, sì. Di andare avanti sì. E poi fanno. Per essere chiaro, non è che fa niente, non c'è questa gara. No, ma se manca che roba, cosa si guadagna? Niente. Interessa a noi, se si interessa bene, se no non ci vuole prima. Via. No, la sua parte istituzionale la facciamo. Numero 35, osservatorio turistico regionale, approvazione, sempre assessore Berlangeri, approvazione piano delle attività anno 2015, impegno di spesa 80.000 euro e contestuale liquidazione di 56.000 euro. Yeah. Numero 37, assessore Berlangeri, legge regionale 33 del 2006, testo unico in materia di cultura. Articolo 11, programma annuale di attuazione impegno 400.000 euro, impegno 200.000 400 euro. 400 è la Fondazione Palazzo Ducale e 200.000 è l'Accademia Linguistica di Baleari. Numero 38, partecipazione della Regione di... Questa operazione Ducale è chiusa. Chiusa, ma un pezzo. Sì, tutto a posto, c'è il Consiglio di Amministrazione nuovo, il nuovo ente, vedete? E rispetto al costo che sostenevamo prima risparmiamo più di 200.000 euro perché prima era quasi 600. Bene. Numero 38, parte dell'assessore Berlangeri, partecipazione della Regione Liguria al programma della UE Horizon 2020 European Trade Heritage. Numero 39, assessore Boitano, legge 13 del 2007, approvazione linee guida, programma integrato per l'ospitalità di Cuba e San Fruttuoso di Camoglio. Sì, queste sono le linee guida che poi il Comune di Camoglio dovrà rispondere entro settembre per fare un piano di ospitalità di Cuba con tutti gli operatori che sono passati. Allora, ma il famoso ostello, cos'è? Sì, il parco è da... No, no, l'ha arredato, se ci siamo questi giorni, resta bene. Ma possiamo inaugurarlo sto bene? Adesso lo vediamo, pensavo nel prossimo mese di poterlo fare. Ce lo fai sapere venerdì sì, prossimo? Sì, sì. Un coso di Camoglio, perché potrebbe essere l'occasione di presentare in giunta San Claudio. Sì, se noi avevamo parlato con la Pasqua. Sì, potremmo presentare poi una scheda dell'intera operazione di San Fruttuoso. Sì. San Fruttuoso di Camoglio. Apertura, cosa? Locanda, no? Sì. Diciamo che se vogliono fare un po' di soldi, il momento è adesso. Via. Numero 40, assessore Boitano, deliberazione 995-2014, scorrimento graduatorio del programma di generazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico, localizzazione di risorse per complessivi 1.196.690. Sì, siamo riusciti a scorrere per tre comuni. Anche il terzo integrale. Vale Crosa, Vado, i corridoi sono tre integrali. E poi per gli altri non siamo riusciti a trovare i soldi, questi tre vanno tutti e tre. Le cose Crosi, Vado e Moconesi. Poi ci sono altri tre comuni a pari merito che sono Pietralibre, Vego e Bavagna, che è di qua a 3-4 mesi c'è la possibilità di poter essere. Bene, tutti vedo che a Barra. No, Barra facciamo le cose. Vale Crosi. Manca Spezia. Spezia però, qui se ne domanda. Soprattutto con Eta facciamo domande. Vai con me, vado, scusa. Vuoi mica far questare la 26? Sì, 26 l'avevo lasciato a fare quello lì, perché lo vedo che devo chiarire. Prodotti.
Cos'è Villa Azzurra? Sì. Abbiamo concordato con Villa Azzurra un incremento di attività, passano dai 350 ai 500-550 casi, forse stanno anche 600. Loro hanno preso due nuovi operatori. Spagnolo, quello che era Pavia. E quindi diciamo si riportano a casa, no? Il modello venga, cioè, si riportano a casa quelli che lavorano fuori. E quindi tra l'altro loro fanno anche molta tranquillità. La tua opinione, diciamo, conclusiva, visto che l'ultima giunta è che si inviti, diciamo, chi verrà a valutare con attenzione o possibilità la fusione della Giuro Scandale. Sì, se poi se loro la confermano, perché ci siamo andati un po' avanti nei confronti, poi si sono fermati, quindi io sto a sollecitare. Sì, più o meno. Dare dentro l'ospedale. Loro hanno il problema di, quindi dal punto di vista economico mi pare siamo passati da 8 a 11 milioni. Però noi risparmiamo 200-300 casi che erano tutti in Lombardia. No, ma il dubbio era solo sulla triennalità, nel senso che su queste cose, cioè se non c'era uno stato sperimentale di valutazione, si andava a secchi sui 3 anni. No, nell'incremento. L'abbiamo già fatta negli ultimi 3 mesi, loro hanno avuto un'impennata, non sapevano esaurito. Perché il problema è appunto, questo che sta dicendo, loro devono fare degli investimenti per riuscire a utilizzare a pieno questi. Poi se vanno da palo li fanno dentro, se no li sei. Il rapporto con loro è triennale, quindi vale per... Ugualmente è sottoposto a qualsiasi... 16-18, quindi sarebbe 16-18. 15-16. Beh, andiamo avanti. Allora, numero 41, Assessore Boitani. Legge regionale 10 del 2004, articolo 2, Arte Genova, delocalizzazione a questo immobile sito in Genova dei Giustiniani, localizzazione con edilizia sovvenzionata pari a euro 417.170,20 di 14 alloggi nel comune di Genova. Sì, questo si possono utilizzare finanziamenti per ERTE in questo palazzo di via dei Giustiniani 12, per problemi con il socalo, con tendenza, con. E tutto, quindi questo edificio dovrà essere finanziato con altri finanziamenti e purtroppo anche diversi perché non si riesce a collocare lì la, in questo edificio. Allora noi recuperiamo questa cifra, la mettiamo a disposizione di Arte, perché sempre Arte l'abbiamo a disposizione, l'abbiamo rimodulata in modo che possa recuperare gli ultimi murati che ha Arte, non è che i murati finiscono. Arte ne ha ancora 14 murati. E con questo finanziamento andiamo a togliere tutti gli alloggi murati di proprietà Arte nel comune di Genova. Questo problema non si è risolto totalmente perché è di proprietà del comune. Bene, via. 42 Assessore Boitano, decreto legge 102/2013, convertito con legge 124/2013, criteri per la ripartizione del fondo per l'amorosità incolpevole. Questa morosità incolpevole che ammonta a 1.350.000 euro andrà a saranno beneficiari i comuni ad alta pensione abitativa che sono 17 in tutta la Liguria, quindi la legge prevede questo. Se abbiamo una stima di quanto sono, cioè quelle sono le risorse che abbiamo, riusciamo abbastanza a coprire? No, sicuramente. Arriveremo sul 30%. Bene. E poi numero 43, Assessore Boitano, Comune di Sestilovante, legge regionale 10 del 2004, cessione alloggi ERTE, delibera giunta comunale, concernente adozione piano vendita alloggi ERTE, relativo utilizzo degli introiti, validità 2015-2016, approvazione. Questa è una ordinazione del Comune di Sestilovante, noi in base alla legge 10 dobbiamo soltanto fare una valutazione di questi. Sono circa 330.000 euro di risorse che si libereranno per la vendita di questi 5 alloggi che saranno investiti per altri alloggi ERT e per un centro di aggregazione
nell'ambito del piano della rigenerazione urbana dell'ultimo nostro bando, e quindi ne usufruirà. Numero 44, assessore Boitano. Edilizia scolastica Comune di Santo Stefano d'Abito, realizzazione nuovo edificio scolastico, rimodulazione interventi a conferma finanziamento. Confermo che lo fanno ovviamente e facciamo la segna di nuovo e la critica una volta però trovato. Questo è avanti una rimodulazione che consente due interventi particolari. Il completamento di tutto l'esterno, quindi verrà fatto tutto l'esterno compreso gli infissi e la strada di accesso. Poi con la vendita del loro ex scuola e con i loro finanziamenti già previsti faranno la parte interna. Ho soltanto una rimodulazione sempre con gli infissi. Poi numero 45 e 46 dell'assessore Cascino sono una delibera che fa le modifiche alla linea guida per l'apertura degli interventi balneari delle spiagge libere attrezzate, l'altra invece che riguarda sempre le linee guida per spiagge libere e libere attrezzate e concessioni di nuovi stabilimenti balneari. Numero 47, assessore Guccinelli, incarico a Liguria Ricerche per assistenza tecnica nella capitalizzazione del progetto Partare al Potrà e attività connessa alla prossima Euro 60.000. Numero 48, assessore Guccinelli, trasferimento fondi al commissario delegato, nominato come PCM, superimento passato di emergenza. Quando è quella riunione a Roma? Il 2, no? C'erano in prefettura lunedì. Dovete già dire che almeno io ci ho un anno in più, perché il cantiere non finisce il 31 dicembre, quindi anche la rivai di nuovo il prossimo anno, la fine dell'anno, eccetera. Grazie mille. Già poi da un po' di tempo, ma ci sono varie cose grosse. Ok, via. Numero 49, assessore Lucinelli. Ehi. Addio. Legge regionale, però, parco eolico. Non voglio leggere le prescrizioni. Infatti noi non l'abbiamo firmata. Allora, quanti sono? Se la spiego un po'. Ah, c'è scritto 4,5. Sono state accettate 3 e la quarta bisogna capire come lo stato. Parco eolico, altare e via. Ma tanto che l'ha provato sul parco eolico, vero? Sì. Se ne ha fatta provare uno con la tua carriera solo all'ambiente. Prima di salutarmi, mi ha fatto provare uno. Mi ha fatto provare. Ah sì? Ecco, non bisogna mettere limite alla provvidenza eolica. Non c'è poi. Sparisco io le fanno. Ok, via. Numero 50 dell'assessore Cucinelli, una relazione che va al Consiglio sull'attività svolta in materia di tutela dei consumatori e degli utenti nell'anno 2014. Dovrebbe andare. 51, assessore Cucinelli. Qua sono allora la 51 e la 52 approvazione fatto da area tra Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio, una riguarda una 20 settembre e una pre. La 53 la ritiro. Bonus carburante ritirata? Sì. Quindi 53 ritirata. Numero 54, assessore Guccinelli, parere regionale, conferenza di servizi, apertura di SU non alimentare nel zone di nuovo di Italy, SPA in comune di Genova. Poi lo spiego. Quando quello è sia comandante. Dove vado non te lo so dire, parere favorevole non so dove. Sì. Non vedo delle piane. Peccante è diventata una grande città del mobile alla fine, no? Ti ricordi già quando avevamo proposto ai mobilieri genovesi di farla loro? Sono fatti come. Ne sono due buoni. Andiamo. No. Scusa, allora facciamo che Ivan ci dice così, completiamo la codice, vero? No, il codice, eh. L'hai? No, sto portando. No, capito male. Chiedo scusa. Allora, 55. Sono dopo. Assessore
assessore Buccinelli, aggiornamento delle liberazioni, no, 141 del 2010, recante modifica alle linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale dell'attività estrattiva a cielo aperto in sotterraneo, opere connesse, di quella di Gerri, 141. 56, assessore Paita, legge regionale 23 del 2007, programmazione risorse 2015, determinazione dei criteri per la concessione di contributi ai comuni che nell'anno 2014 hanno raggiunto il montaggio. Se lo possiamo fare, anche se non c'è. Posso fare una domanda? Preferisce mica che ci sia l'est, ci viene, com'è? Io dagli spedizionieri. Vabbè, ma dai. Se poi no, lo dico io, dovrei spedizionare, ma penso che siano cose che si possono fare. Dimmi. Volevo chiedere a Gabriele da 45-46 che abbiamo visto, ma abbiamo per caso tenuto anche un po' in considerazione quello che avevamo incontrato? O no? Sì, facciamo l'abbonamento. Facciamo l'abbonamento. Possono fare il mini abbonamento 15 minuti. Via, abbonamento. 50, allora facciamo quella. Allora, numero 57, assessore Paita, deliberazione 59 del 2015, modifiche di integrazione alla mappatura delle aree interessate. Spieghiamo un attimo. Da inondazioni. Sono state, alcuni comuni hanno chiesto delle variazioni rispetto alle aree inondate che avevano segnalato, o gli stessi comuni, o le sono alcuni che sono degli errori materiali. Perché tramite sottolineatori che sono rilasciate eccetera, sono state tolte, altre invece, nelle quali numero 58, assessore Paita, presidente, accordo di programma quadro di divisione del suolo, di destinazione delle risorse finalizzate agli interventi sul torrente Ferreggiano. Questa è quella roba vecchia di verso l'aso, no? Quella roba lì? No. Sì. Sono i soldi. I soldi di verso l'aso, tra virgolette, insomma, quella vecchia. È quella per cui mancherebbe ancora lo spullo, no? Questo mi ha chiuso il Ferreggiano, vabbè, Vignolino, bene, aiuto al comune di Genova. Numero 59, assessore Paita, decreto legge 133 del 2014, convertito in legge 164, proposte di intervento relative alla città metropolitana di Genova. Questo che roba è? Questo è una di programmazione, in quanto se l'anno occupato, la sua fine di aprile, bisognerà poi iniziare a fare tutta la discussione, quindi portare in giunta le verifiche riferite ai progetti che verranno finanziati da Italia Sicura, almeno ci abbiamo un atto di programmazione. Sì, dunque, ho chiesto la Corte dei Conti, mi dovrò far sapere, perché lo snodo ormai è solamente la registrazione della Corte dei Conti del 2020. Tant'è che potremmo essere ancora noi a firmare fuori programma, che però è un atto ordinario, comunque non la delibera dopo, abbiamo fatto anche in fondo la delibera dopo, la 60 mandata al Presidente qualità di commissario straordinario per intraprendere le azioni necessarie per la cantieriabilità. Facciamola perché è più straordinario, ma se lo firmo come commissario o come Presidente? No, perché prima di diventare commissario, lei firma la cosa di questa. Numero 61, assessori Paita e Buccinelli, riprogrammazione PARAF-SC 2007-2013, impegno di euro 60.000 a favore della provincia della Spezia per il ripristino ponte Pignone, di euro 130.000 a favore della provincia di Savona per messa in sicurezza che ha valuto. Appena fatto il ponte, non giova a strada, non giova a strada, non giova a strada, va bene. Numero 62. Assessori Paita e Buccinelli, approvazione dello schema di accordo di programma tra Regione Liguria, provincia di Impera, città di Ventimiglia, città di
Capo Rosso per realizzare un ponte ciclopedonale sul torrente Nervi e opera accessoria. Numero 63, assessore Paita, legge 443 del 2001, statale 1, nuova Aurelia, viabilità di Cerro, bene. Numero 64, assessori Paita e Lucinelli, riprogrammazione para PSC 2007-2013, impegno di euro 500.000, città metropolitana di Genova per due interventi di somma urgenza, viabilità in comune di Serra. Per fine qual è che sistema il casino di Saraico? Ma è quella che viene, che in media quelle ore che hanno fatto loro? No, no, no. Sicura? Allora, quell'altra cosa. Sì, sì, ma quelle sui fondi. Bene. La fare in gestaggio è una cosa che fa... Bene, basta. Altra cosa. Numero 65, assessore Rambazzo. Progetto Alleanza, a valere sul fondo europeo per i rifugiati. Va bene, via. Numero 67, assessore Rambazzo, approvazione delle finalità dei criteri e dei requisiti vincolanti per il riparto di finanziamenti di servizi socio-educativi della i soldi dei nidi che abbiamo riconquistato a livello nazionale. Non abbiamo ancora l'intesa che andrà. 3 milioni sono? 3 milioni. Dovrebbero essere 3 milioni, non abbiamo ancora fatto l'intesa, ma abbiamo già, per poterli poi dare, abbiamo già dato gli indirizzi agli uffici. 67, assessore Rambaudi, sostegno al coordinamento regionale delle politiche giovanili in ambito distrettuale, impegno di 70.000 euro. Numero 68, assessori Rambaudi e Rossetti, programma garanzia giovani, servizio civile, formazione di linea guida. Numero 69, piano annuale per il servizio civile 2015, legge 11 del 2006, adempimento impegno di 200.000 euro ad Arcel. Numero 70, assessore Rambaudi e vicepresidente, delibera 4, sistema integrato sociosanitario per la disabilità. Questa che risponde anche alle richieste della consulta, c'è una delibera quadro con tutte le cose che riguardano la disabilità sociale e sanitaria. Numero 71, assessore Rambaudi, progetto over to over, acque di indirizzo per l'utilizzazione di risorse. Io vado io. Allora, numero 72, assessore Rossetti, laboratorio delle professioni del domani, aggiornamento al repertorio ligure delle figure professionali, approvazione e schede descrittive di 262 figure professionali. Numero 63, assessore Rossetti, linee guida per la disciplina del sistema regionale di innovazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite dai cittadini in contesti di apprendimento non formali e informali. Numero 74, assessori Rossetti e Rambaudi, istituzione, elenco regionale, organismi che perseguono scopi educativi e formativi nella rete dell'apprendimento. Numero 75, assessore Rossetti, approvazione di schema atto pubblico avente ad oggetto la ridefinizione. Numero 76, rinuncia, assessore Rossetti, rinuncia alla richiesta di acquisizione in proprietà del bene denominato magazzino con annesso sito di Copa. Numero 77, approvazione elenco dei servizi e delle forniture d'acquisizione in economia mediante ricorso di coppia fiduciario per l'anno 2015, articolo 6 regolamento 3 2012. Numero 78, assessore Rossetti, pronuncia di decadenza dalla titolarità della concessione mineraria per contagio. 79, Rossetti, approvazione protocollo d'intesa per lo sviluppo di un sistema di raccolta e collaborazione tra stazioni appaltanti. Numero 80, concessione alla Fondazione Cima, proponente assessore Barbagallo, Fondazione Cima del rifugio che ha dei corsi a Savona. Lo gestire, lo so, no? Sì. Numero 81, assessore Rossetti, approvazione dell'elenco dei contratti da stipulare nell'anno 2015, approvazione della programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione dei beni. Numero 82, assessori Rossetti e Cascino, programma dell'alienazione e valorizzazione in sensi dell'articolo 29, legge regionale 37/2011, ottavo strato. Numero 83, assessore Rossetti, approvazione del bilancio, gestionale del bilancio di previsione 2015-2017, vigente per l'amministrativo 118 del 2011. Numero 84, assessori Rossetti, vicepresidente. Decreto del direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambiente lì, concernente, vabbè, bilancio di previsione per l'esercizio 2015.
Numero 85, individuazione per l'anno 2015 degli enti costituenti il settore regionale allargato, esiste l'articolo 25 della legge regionale 2 del 2006. Numero... numero 86, programma. Allora, gli interventi che sono nelle riviste dei fasoli di libro è l'ex APQ 2000 delle risorse del sito del APQ, scusa, APQ 2014. Dai, le risorse complessive sono 1.652.224. Gli interventi sono Borgo Berezzi, il Torrione, l'ordine di grandezza, 272. Castello Doria di Isola Bona, 408. 408? Sì. Rio Artallo, 429.219. 150 via Paradiso. Sì. 312 il comune di Maglioro per la cosa della strada. Ma ce ne sono più. Ah, il Maglioro. Il totale è 1.571, rimangono 81.572. Ha detto che se ne per concorsi di idee. Se volete avere anche una coppia, ma forse basta che fai l'elenco. Eh? Ma è solo l'elenco, senza fare l'elenco, basta. Ok, via. Allora, 86, assessore Rossetti, programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, il contratto di aiuto di numero 87, assessore Rossi, piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Andiamo all'89, assessore Vesco, rinnovo convenzione approvata con deliberazione 350 tra Regione e Liguria e Città Metropolitana di Genova per la gestione condivisa del SIS per il trimestre e marzo 2016. Numero 90, assessori Vesco, Rossetti e Rambaldi, modifica e integrazione del piano di attuazione regionale per l'area di gestione del programma. Ora le fuori sacco. Aspetta un attimo, tanto che si organizza. Comunque sono moltissime cose da vedere con questa stampa, le vediamo un po' alla volta. La maggior parte dei voli liberi che stanno arrivando, le schede invece più o meno normali, nel senso che facciamo sempre un intervento da 1.007.000, diciamo, e 76 sulla lavatrici che si basa sul finanziamento regionale di 1.000.000, il resto è privato e comune. Tentativo grosso di riqualificazione della lavatrici, Giovanni. Poi un intervento abbastanza importante di viabilità nel comune di Sassavone e Quigliano, a metà del comune ho caricato di moni 1.700.000. Io poi andrei avanti finché ce n'è, ma le regole adesso della comunicazione pubblica, diciamo, no, non si interrompe, certo, oh, non è che bisogna stare due mesi senza parlare, ma... Adesso mi preparando la... Un po' di mesi, un po' di settimane si potrà ancora, no? L'ultimo mese. Fino alle elezioni. Fino alla campagna. L'ultimo mese. No, ma sarà tutto aprile, penso. Infatti con la rete ormai vedo che... Infatti che con la rete ormai... Possiamo anche decidere di tacere prima. No, con la rete, vedo che la rete si usa per l'ultimo. Io avete visto che metto un posto al giorno, facciamo le opere online, sembra una cosa abbastanza. Non ne vede molta gente, non è molto interessante. Bene, andiamo avanti. Allora, questa, io esco perché c'è il più suono, se no. Se non rientri lo stesso. Allora, del Presidente, approvazione degli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione dei requisiti ai fini dell'accreditamento degli organismi formativi Emiliani S.p.A. e Istituto Chiossone. Vieni avanti. Poi, Vicepresidente, protocollo d'intesa
tra la Regione Liguria, il Comune di Genova e l'ASTRE per la realizzazione nel territorio del Comune di Genova di 3 nuovi poliambulatori sociosanitari e del nuovo ospedale del Comune. Allora, spiega. Allora, con il protocollo definiamo il completamento delle strutture col Comune, riprendiamo e definiamo il completamento delle strutture che mancano dal punto di vista territoriale, che sono Volpi, Quarto e Teglia. Teglia arriva dal Bassa Val Porcevera e definiamo le procedure per la scelta del sito. Peraltro mi sembra individuato, no? È individuato, sostanzialmente il Comune si riserva di andare nei municipi e abbiamo convocato lunedì la conferenza dei sindaci per peraltro, Teglia in costruzione. Teglia in costruzione. Il Roma è vicino a Palco, no? Sì, beh, vicino, sì, dopo la conferenza dei servizi, manca solo la conferenza dei servizi, no? Che fa l'appalto. Quarto, per cui c'è sempre la lunedì priori in direzione. Quarto, abbiamo 9 milioni e mezzo, di cui 8 per portare della salute, non è una parte psichiatrica. Quindi pare che dobbiamo essere lì volontari a legare. Cioè, la parte sanitaria è posta poi il Comune da fare. E a questo punto il Comune deve individuare bene l'area della. A questo punto però siamo un passaggio più avanti, nel senso che il Comune è favorevole a tutte e tre ipotesi, Miralanza, Utto o ex bullying Fondazione Gaslini. La ASL definisce in base all'assetto funzionale la preferenza. Poi, in base anche alle problematiche giuridiche, perché in un caso andremo come onere di invalidazione su aree acquisite dal Comune, soprattutto Miralanza mi sembra più lontana, nell'altro caso andremo in affitto o acquisiamo dalla fondazione, quindi sono un po' più fondazione gratuita. Cioè un po' più di questo. Va bene, ma poi rimarrebbe il finanziamento che avremo deliberato nei prossimi fondi. È vero che il governo li ha centralizzati, ma non vado come dire di un porto, no? Non si capisce la polemica. Possiamo quittare, bravo Montaldo? Vai. E anche un pochino lo senti. Comunque ieri è stato lo show continuo. Lo do stimoli. Oggi era tranquillo. Per tenere il rumore sulla truppa. La forma sbagliata. Cominciate che si è fatto un mazzo con diretti. Legge sua. Legge sua, comincia, suona, ma è il numero di gara, lui è agitato. Ma l'accordo con Boffa era che se ci riusciva a partire non chiamarsi, se no, no. Ma se c'è dei rapporti paralleli che tu ignori, non è che sì. Puoi sapere proprio. No, non ha funzionato. E perché non c'erano gli altri? Gli accordi non hanno funzionato. Ma vediamo, non mi venite a chiamare, non ci veniva a chiamare. Dai! Allora, Assessore Cuccinelli, posta essere 2014-2020, obiettivo intervento della crescita e dell'occupazione, azione 3.11 e l'altra invece 1.1. No, scusi un attimo, dunque sanità, Claudio, ho visto il fatto oggi, spiegaci bene. A che punto siamo noi? Andiamo con l'olio, dico anche al bilancio, non parlare, bilancio. Bilancio non quali sono gli anni in cui devo prendere ancora il 3%? 2013. 13 cosa osta che se lo dirò? Dunque, è osta che devono chiudere il DPCM dalla parte MES per chiudere tutte le partite con... Che sono 90 milioni, lo so, no? Meno, no? Sono 2%. Allora più il 3. Saranno 50-60 milioni.
pone, manca il 30. Dovrebbe mancare poco, quindi no? Qualche sì, dovremmo subito. Invece il 14 al tavolo di monitoraggio siamo passati e abbiamo un disavanzo complessivo del 2,3, ecco, le tasse, in realtà una quota di 1%, di 1% di questo, 1% è rappresentato da investimento sulla mobilità fatto Albenga e da assorbimento di mobilità pregressa che è emersa. Per cui lasciamo un disavanzo che è tra l'1 e il 2%. Ecco, ma sul 2015 a X cosa gli lasciamo? A X gli lasciamo tanti debiti. No, in realtà io credo che gli lasciamo anche una grande pulizia rispetto, dico, questo onore di Rossetti, bravo Rossetti, qui subito. Perché abbiamo, voglio dire, messo a posto anche partite pregresse, antiche. Attualmente dovresti dire sempre fiscalità, a parità di fiscalità abbiamo una proiezione che è sui 70 milioni. Sì, e quindi bisogna lavorarci, però anche questa è una. C'è dentro ancora una quota di recupero mobilità, cioè investimento. Esempio, per come abbiamo detto prima, no, sulla cardiochirurgia c'è un incremento di qualche milione, è chiaro che poi lo ritrovi dopo due anni, no? Quindi, però sono, cioè, poi tenete conto che quest'anno è intervenuto un onere di 6 milioni e 2 aggiuntivo per il pagamento delle indennità ai medici che hanno superato i 5 anni e i 15 anni che erano bloccate dal decreto 78, quindi dal 2010, insomma. E quindi pregresso non lo prendono, ma sono soldi più di stipendi. Oh, tenete presente che noi stiamo qui ancora fino al 5-6 di giugno oppure fino al 12-13 di giugno, queste sono le possibilità. Anche gli assicurati il 12? Noi stiamo qui fino al 5-6 di giugno del mese di giugno, per la giunta opera fino al giorno in cui viene proclamato il Presidente. Dopodiché, per un mesetto circa, il Presidente l'unico almeno diciamo, un mese di bello che ho avuto, due mesi bellissimi. E quindi non, la giunta non si riesce più e sostanzialmente non accade niente in quel mese. Quindi la nuova giunta si insedierà nei primi giorni di luglio, metà luglio, prima di girare la carta estiva, di quanto per quello che discuteremo dopo. E in buona sostanza però gli indirizzi che Claudio darà ancora, Claudio non daremo ancora, questi qui vanno a caratterizzare una parte dell'anno, perché per due mesi come andiamo ancora noi. E comunque nel mese diciamo in cui non comanda nessuno, o meglio comanda il Presidente eletto, è chiaro che questi qui dovranno tenersi regolarmente le indicazioni che diamo. Quindi alla fine 6-7 mesi del crisi vengono pieni. E quindi adesso permesso che non si possono fare più dopo ieri, come uscire da oggi in giunta fondamentale, però l'indirizzo che devo dare a Claudio è di fare il cerbero si prende qui. In questi tre mesi qui, perché poi, ripeto, anche nel terzo mese, diciamo, anche possono fare vanno avanti. Quindi, solo cose, se tu hai finito, Claudio, una cosa, chiedo a Rossetti e alla dottoressa Mori. La chiusura del 14, noi l'abbiamo mandata pensando che dovessimo approvarla oggi. Mi dicono che secondo voi si può approvare anche in ordinaria amministrazione, siamo tranquilli, sì. Stamattina abbiamo parlato anche con gli affari giunta, l'unica cosa che c'è di innovativo, cioè, si tratta della chiusura dell'esercizio 2014, sì. Quindi è un qualcosa che si è già definito. La discrezionalità della giunta è
si tratta di fondi, di una quota di fondi statali che sono da ogni anno, cioè vale 90.000 euro, che viene ripartita con criteri che sono consolidati nel tempo. Abbiamo proposto alle strutture della sanità e del che erano dell'idea di separare due atti e fare il riparto oggi e no, scusate, ammetto che mi sono completamente distratto, ma siccome mi sembra importante, parlavo delle giunte in particolare, poi... No, sono stile da allora che senta anche sì, un chiedo scusa. Ripeto un attimo. Allora, il tema è chiusura 2014, se bilancio della sanità. Uh-huh. Noi ci stava illustrando perché secondo lei può andare in ordinaria e non farla oggi. La difficoltà è che non siamo riusciti a vederla, sì, sì. Quindi avevamo bisogno stati di martedì al bomba. Questo mi sembra da è un fatto ordinario, no? Chiudiamo un bilancio l'anno prima, no? Sì, bisogna chiudere il bilancio. Quindi anche quella ripartizione dei 90. Ecco, l'unico dubbio era sulla ripartizione dei 90, pensavo che siano ora le cifre, comunque sono le cifre che arrivano dallo Stato, sono fondi vincolati e che sono ripartiti secondo criteri consolidati da anni. Ora se la Giunta volesse intervenire per cambiare quei criteri, allora dovremmo fare un minimo di diciamo così. Portiamo allora quando l'avete visto. Cioè, la prima giunta per utile non sono più. Va bene. Allora, volevo vedere le giunte, ma siccome c'è un incrocio con l'inaugurazione di Maria Lamore, aspetto che lei venga. Ah, no. Perché la RFI deve cambiare data. Siamo un po' d'agenda alla fine, dai. Andiamo avanti. Allora, quindi dell'assessore Cuccinelli due delibere, Liguria 2014-2020, investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, due misure, 3.11 e poi 113 e 124, due delibere. Poi, le due, però sono importanti. Sì, sì. Te le ripeti, ce le descrivi, volevo dire. Sì, la prima è la delibera nella quale noi abbiamo fatto l'evento di presentazione del POR lunedì e martedì mattina abbiamo fatto il primo comitato di sorveglianza, sapendo era il comitato di insediamento. Diciamo, di stiamo parlando del prossimo? 14-20. Questo qui di oggi? Sì. Sono le prime? Sì, 14-20. Noi siamo stati i primi a convocare il comitato di sorveglianza. E sapendo che il prossimo, quello che comincerà a lavorare, andrà a luglio quando ci sarà la giunta, abbiamo fatto approvare in questo comitato di sorveglianza alcuni criteri di indirizzo che ci consentono di cominciare a utilizzare i fondi 14-20, altrimenti si sarebbe andati a settembre di quest'anno. E abbiamo approvato 5 azioni, 2 ce le troviamo poi in delibere di questa mattina, una è i fondi per i sistemi di sicurezza idraulica, 10 milioni, poi viene la delibera dopo. E l'altra è lo stesso criteri di selezione per progetti di grande impresa, è la delibera successiva sulla quale vengo. Abbiamo anche sbloccato le procedure in maniera tale che si possa lavorare in questi mesi per l'utilizzo delle risorse per quanto riguarda l'agenda digitale sul tema del fascicolo sanitario regionale. Bene. Abbiamo messo 1 milione, quindi quella parte lì si può sbloccare. E poi abbiamo fatto approvare delle norme di indirizzo anche per sbloccare, e lì dobbiamo anche dirlo con un po' di orgoglio, io credo, perché ci considerano una best practice, come si dice oggi, non lo so dire bene, che il mio inglese... però a livello europeo, nel senso che l'agenda urbana predisposta dalla Regione Liguria dentro al POR è oggi usata come criterio di indirizzo e di paragone a livello europeo. Noi abbiamo sbloccato in questo comitato di sorveglianza anche l'avvio delle procedure per quanto riguarda l'utilizzo dei 40 milioni che ci sono nell'agenda urbana, quindi per le 5 città, i 4 capoluogo più Genova, abbiamo dato anche i criteri di indirizzo per poter utilizzare i 25 milioni che ci sono
nell'OTI 5 che è complessivamente di 42 e che riguarda il rischio idraulico, la messa in sicurezza del rischio idraulico. Perché non la facciamo adesso? Ce l'hanno violentemente menata per molti mesi. Spiegaci adesso una per una, dai. No, questa delibera qua, quella che approviamo adesso, è la delibera che fa proprio questi indirizzi che sono passati nel comitato di sorveglianza, se dico giusto, allora, della Drago, se no mi correggi, ma ci consente di mettere in moto queste cinque azioni. La quinta che ho dimenticato è quella di il finanziamento di Artigian Cassa attraverso i fondi dell'Unione Europea. Quindi vabbè, le delibere ce le spiego una per una quando arrivo. Sì. Okay, via. Poi dell'assessore Cucinelli due delibere, due mandati a FIS. No, no, quella succede. No, erano due. No, perché c'è, sì, no, ma stavo andando avanti perché vado avanti con le delibere, ma non so dove sono le quelle lì. Quelle due del bandi sono le due penali, dove sono salette adesso. Hai anticipato con la domanda, però c'era chissà dove sono io, allora non ho fatto quindi, scusa, allora le due che ha letto adesso quali sono? Già sono al bando per i sistemi di protezione e la procedura per i grandi progetti. Ok, allora io ho anticipato una delibera che viene dopo, perché poi i titoli si confondono, che è di indirizzo generale. Le due delibere che approviamo adesso sono la prima delibera, le leggiamo il titolo di quello che ha letto adesso. Mandata fisse per no, quelle due. Ah, leggiamo, sì. Allora, Port Festo Ligure 2014-2020, obiettivo investimenti a favore della crescita e occupazione, modalità attuativa azioni 3.1. Questa è quella della grande impresa. No, 3.1 sono i sistemi di protezione. Allora, quella lì è maledetta i titoli che sono criptici. Quella lì Port Festo Ligure 2014-2020, sempre obiettivo investimento. Progetti, azioni 113 e 124. Allora, la prima è l'approvazione del bando per i sistemi di sicurezza. Aspetta un secondo, bisogna che ci sia prima quella generale di queste. Ok? Sono a nota. Sì, sì, ma lo vediamo prima. Sì, che è quella che ho illustrato prima, quella di indirizzo. Quando arriverà bisogna solamente dare il numero che precede queste due, perché queste qui sono. No, quando arriva nella lettura, bisogna solo ricordare. C'è quella di indirizzo generale. Poi la prima che ha letto l'autoressa Rossi è quella del bando per l'installazione dei sistemi di sicurezza. Scusa, fermati, cosa facciamo? Diamo un contributo percentuale? Noi, te la spiego. Noi allora, la dotazione è di 10 milioni di euro. Noi abbiamo evitato di far mappature, nel senso che non abbiamo detto ci possono partecipare le piccole e medie imprese di quel territorio là o di quelli che hanno avuto alluvioni, perché è una materia nella quale chi non è mai stato alluvionato dopodomani magari viene alluvionato. Quindi tutto il territorio regionale ci può partecipare. È ovvio che un'impresa che sa di essere in condizioni di relativa sicurezza non fa investimenti di questa natura. Noi abbiamo graduato il livello di sostegno all'investimento in base a che cosa? In base al fatto se non sono mai stati alluvionati. Se sono stati alluvionati una volta, se sono stati alluvionati più di una volta. Chi non è mai stato alluvionato c'ha un 50% di contributo. Chi ha subito un'alluvione c'ha il 60% di contributo. Chi ha subito due alluvioni c'ha l'80% di contributo. La spesa ammissibile va da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Abbiamo messo 5.000 euro perché se uno si fa fare dal falegname quattro tavole per mettere contro la porta non rientra nei criteri europei della smart specialization, dell'innovazione, queste cose qua, quindi un minimo di regole europee l'abbiamo dovute rispettare. Il bando è retroattivo dal 1 dicembre del 2014, in modo tale chi dopo l'alluvione di ottobre e di novembre a dicembre ha già fatto per conto suo delle scelte, non lo lasciamo fuori. Le domande vanno presentate dal 29 aprile al 19 del mese di maggio, quindi c'è questo lasso di tempo. Beh, per spiega, e insieme a questa poi ne arriverà un'altra sull'alluvione. Oggi ne abbiamo tre da spiegare. C'è questa e già che facciamo questa approfitto per dire che a questa mattina abbiamo erogato risorse a 1620 imprese delle alluvioni di ottobre su un complesso di 1.990 domande che sono pervenute, e le risorse
sono di 25.5 milioni di euro che sono stati erogati. Non come importo, ma come numero siamo al 80%. Siamo molto avanti. Sì. Molto avanti. Porto no, perché ci sono due soldi. Va bene. Invece l'altra... L'altra che ha letto la dottoressa è una delibera che nasce anche questa dalla delibera di indirizzo generale che dicevo prima, e questa regola la possibilità di sostenere progetti di grandi imprese. È la delibera che facciamo come conseguenza dei protocolli che avevamo firmato con Bombardier e con Continental. E sono quindi individuate le imprese? No, non sono individuate le imprese, sono individuati dei principi di indirizzo di ordine generale, delle schede tecniche che approviamo contestualmente alla delibera, dopodiché si mettono in moto i meccanismi. Quanto ci metti? 20 milioni. Presentiamo anche questa oggi. Sì. Sta un po' lunga, ma andiamo avanti. Allora, la delibera madre che diceva l'assessore è questa, che è la numerare POR, FES, Ligure 2014-2020, obiettivi, investimenti a favore della crescita dell'occupazione, approvazione e modalità per garantire... Ok, mettiamola in testa quella. Infatti, a meno... Quindi 30 milioni sono già mobilizzati con quest'anno, no? Sì. D'altronde 14-20. Sul peso credo che siamo i primi a far delibere l'impegno delle risorse. Allora, a questo punto ci sono le due delibere sempre dell'assessore Guccinelli di mandata FISA. Mandata FISA per procedere all'istruttoria per la verifica tecnico-economica di un'operazione a regia pubblica di acquisto e recupero dell'area sita in località Tavolara, nel comune di Sarzana. E una a Boeto. E l'altra? A Boeto, sempre il comune di Sarzana. Sono aree produttive che stanno faticando a decolare, soprattutto quella di Tavolara. Noi con questa delibera abbiamo mandato a FILSE di fare le verifiche opportune e necessarie per capire se è possibile una regia pubblica nel decollo delle aree stesse. Quindi è una delibera che assegna un incarico, non decide ancora nulla. E quindi assessore Berlangeri e forse assessore. Sì, quello di Guccinelli. Esatto. Allora, programma attuativa regionale FSC 2007-2013, linea azione B23. Progetto 6, area tematica distretti produttivi culturali, concessione e contributo 263.000 euro a favore del comune di Cairo Montenotte per museo fotografia. Il FAS... FAS Cultura. Sì, no, ma dicevo... Ah no, FAS Cairo. Sì, è la parte museale. Una cosa abbastanza articolata. È la parte museale dell'intervento complessivo. Cairo vuol dire comuni con più, cos'è? Dei comuni tipo Settilevante, no? Sì. Museo della fotografia, Palazzo Scarante, una cosa abbastanza grossa. Sì. Poi assessore Rossetti, ecco. Programma di cooperazione. Ecco, per esempio, però, tutta la certificazione della spesa FAS, se la facciamo nei prossimi due mesi, cose ordinarie, no? Ma tutto è allora assessore Rossetti, programma di cooperazione transfrontaliera al contratto 2007-2013. Progetto RISNET, approvazione di uno schema di convenzione con ARPAL per la capitalizzazione attività 3 e 4 del progetto, impegno di euro 20.182. Ma... Assessore Paita, adozione dello schema di aggiornamento del sistema di allertamento e delle linee guida per la pianificazione di protezione civile. Ass-
assessore Paita, lavori urgenti di sistemazione della strada morto baby, non si è strada morto baby, comune di Spotona, non so, morto baby, ecco, comune di Spotona, presente cosa la giro. Comune di Spotone, località Moggi, impegno di euro 166.100 euro. Lucianè? Spotone? Ah, Moggi, Moggi, no, ha ragione, anche Spotone. Moggi, località Moggi, Moggi, Moggi. Tutte queste qui che ci sono davanti devono farle. Perché poi altre devono ancora arrivare. Io questo finisce. Presto. Presidente Assessore Rossetti, sottoscrizione patto per la scuola digitale in Liguria. Anche perché l'ho portata io. No, vabbè, va bene. E dicono che funziona questa cosa di Liguria digitale, ma giusto? Siamo intorno ai 5 milioni. Del presidente, protocollo d'intesa tra Regione Liguria e l'Associazione Nazionale Comune d'Italia, delegazione regionale della Liguria per attività comuni in materia di enti locali. Ma paghiamo o non paghiamo? Qui non paghiamo, questa è una convenzione in quadro che dice che collaboriamo, e poi ci sono singole convenzioni che prevedono eventuali. Non oggi. No, assessore Paita, contributi assegnati formazione. Ovviamente vale per tutte, che se c'è qualche problema, l'avete già visto, ma ci fosse qualche problema, forse si vede. Magari oggi guardate un po' tutte bene. Contributi assegnati, forme associative comunali, bando 2013, deliberazione 1135, ulteriore proroga termine, rendicontazione, attivazione su app telematico. Questo è anche stato prorogato ulteriormente il termine. Presidente, convenzione FIS SPA, Università degli Studi di Genova, in merito all'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi su Ira Liguria. Va bene, sono cose semplici, spesso deve ancora arrivare, il meglio deve ancora arrivare, vesti, stietto, campo. Assessore Paita, contributi alle nuove unioni di comuni, ripartizione risorse regionali anno 2015. Bene, via. Assessore Paita, no, questo lo facciamo dopo, facciamo un argomento. Presidente, piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione ai sensi dell'articolo 1,612 della legge. Vabbè, della tutto legge chiaro, 190. Domanda soprattutto a Nives e a Raiolo, ma lo facciamo nella presunzione che facciamo ancora per quello di grosso, no? No, è una prospettiva, qua no, è il piano. No, noi dico, noi no. No, in questo momento. Non ce la facciamo. No, abbiamo una serie di indicazioni per andare avanti. Il piano di raccomandazione è stato quindi una società nazionale. Ma cosa sarebbe questa bella? La proposta è un
accorpamento di alcune partecipazioni, in particolare quelle finanziarie, diciamo, le società di strumenti finanziari del sistema, che potrebbero essere accorpate attraverso una cessione delle partecipazioni di cui capita in un unico strumento finanziario. Poi, analogamente, la possibile cessione previa verifica con gli altri soci pubblici, perché questo adempimento è sia per la regione che per gli altri soci pubblici, quindi previa verifica delle priorità da condividere con loro, eventualmente la cessione di altre partecipazioni di minoranza non rilevanti che la regione detiene attraverso FISE, per esempio Genova piuttosto che altre società, anche quelle in libro capital ma con una prospettiva diversa, cioè di poi smettere complessivamente. E poi il mantenimento invece delle società rilevanti che sia ai sensi della legge regionale che ai sensi delle caratteristiche e delle priorità che dà questo nuovo adempimento previsto per legge nazionale alla stabilità vengono invece mantenute. Sostanzialmente c'è una progressiva razionalizzazione in termini di merci delle società da 48 nel tempo, quindi non entro certamente il prossimo anno, a circa mi sembra 24, dimezzamento sostanzialmente, e un risparmio invece immediato, perché chiede anche questo la norma, di circa 200, poco più di 200 mila euro mi pare già da partire dal 2015, parzialmente già avviato nel 2014. Va avere una coppia? Un risparmio derivante da questa razionalizzazione, certo, la faccio fare o anche dopo? Adesso sale noccia, poi... Allora la do alle colleghe. Allora, do un attimo questa perché. Ce l'hai, vediamo. Dalla razionalizzazione logistica. Perché hanno cambiato tutte le date, poi gli RFI. Tutte le date sono cambiate. Adesso però le vediamo insieme perché si incrociano con le giunte. Si può portare subito. Allora. Tutte quelle che sono le valutazioni le ha già fatte, sia quelle poi sia quelle sia quelle del sacco. Ora qualcosa dell'assessore fa. Tutto quello che sono arrivate l'abbiamo già fatto. Tutto quello che è arrivato già fatto. Abbiamo tutto in sospeso, quello che deve arrivare non deve ancora fatto. Allora, questa allora, assessore. Ci sono dei dubbi sul delibera che sono le mie? No, sai, quando le no, sono d'accordo con me stesso. Durillo sa che votava contro le sue, quindi. Io sono riconosciuto. Dai. Assessore Lucinelli e Paita, PARPAS 2007-2013, valorizzazione del comprensorio ceistico di Monesi. Recupero anticipo regalo è dolorosissimo, ma non so come si possa fare dire. Questa invece ve l'avevo tenuta. Si può fare anche per via ordinaria questo o no? La delicatezza è questo, lo dico un po' a tutti. Abbiamo assegnato fondi, programmato altri fondi. Il problema è che la provincia non è riuscita mai a cofinanziare, quindi si è piantato tutto. Allora, la delicatezza è che si sta per insediare il nuovo presidente il 3 di maggio, se capisco bene. Noi saremo ancora qui il 3 di maggio, però siamo nel regime... Allora discutiamola con lui per la correntezza, no? Non credo che questo poveraccio o questa poveraccia abbia la possibilità di trovare i partiti che servono di fare la questione finanziaria che hanno. Però dirglielo forse un atto di cortesia. Quindi non la approviamo oggi, via. L'unica cosa che vi dico, ho capito. Cioè? Ecco, questa revoca apre spazio nel passo per altre cose. Sì, ma il presidente diceva solo di informarmi, quindi avere il tempo di fare un passaggio. Sì, no, sì, ho capito. No, sono da sapere che non c'è
che fino a quel momento lì che non c'è la revoca non usi 310.000 euro per mandare le cose. Mi sembra una cosa di cortesia, dai. Forse il presidente della provincia preferirebbe trovarlo già fatto. E allora, così, no, così non devo dire di noi. Se io fossi il nuovo presidente della provincia. Dito un po', ragazzi, per me è un po'. No, per me è indifferente sia l'una che l'altra. Da un lato è un atto di cortesia, dall'altro è un modo di mettermi in difficoltà. A seconda di come si veste. È anche vero che lui potrebbe vendere un edificio. E... il titolare sei te, Lella. Aspettiamo. Se si può fare la prossima volta. No, la prossima volta no. No. Aspettiamo che c'è il nuovo presidente. Non cambia niente. C'è il termaggio presidente. No, no, una volta si può fare. Facciamo, ci pensi meglio, dai. Volevo solo chiamarli, ecco, allora se siamo okay. Dell'orientamento di farla, li volevo chiamare no, solo come... Vedila tu, dai, vedila tu, poi decidi se ripresentare o meno, dai. Ok, via. Questa qui non è approvata, è l'unica delibera al momento non approvata. Come si fa nel, come si fa negli ordini del giorno? Forse la metto da parte io che arrivo alla fine. Ah, va bene, grazie. Penso che sia disagevole. Allora, quelle non approvate le metto qui su. Infatti bisogna cercare di andare molto là. Adesso diventa qualcosa. Allora, vicepresidente e forse anche. No, veloce, non si preoccupa, non vediamo le forme. Finanziamento provvisorio di cassa alle aziende sanitarie, agli enti e preparati. Poi, vicepresidente, contributo da Agena, per supporto tecnico operativo. Quelle banali facciamo veloci, non c'è tanto sì. Ci tempo. Poi, dell'assessore Paita. Accordo di programma per l'approvazione del collegamento diretto tra Ceparana e Santo Stefano Magra e del progetto definitivo del primo lotto ha senso alla promozione dell'accordo, più assessore Cattino anche. Bene, qua. Assessore Rambaudi. Interpretazione DGR 223 del 2015, linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia in attuazione dell'articolo 30,1 legge regionale 6. Poi, professore Rambaudi, individuazione e criteri vincolanti per il riparto dei contributi a sostegno delle spese sostenute dai minori, dei comuni per minori in strutture ed estreme povertà. Assessore Rambaudi, approvazione contributi straordinari e come faccio migliore a 1.000 abitanti per minori affidati e collocati in strutture residenziali socioeducative, integrazione e convenzioni quindi confisse, impegno di euro 1.952. Assessore Rambaudi, rinnovo convenzione con l'agenzia, regionale per le adozioni internazionali della regione Piemonte per il supporto alle coppie ligure nel periodo adottivo, di euro 50.000. Assessore Rambaudi, delibera quadro. Tanto loro sono delibera bilancio. No, però ho agevolato il fatto che entrassero altre regioni in modo che diventi un'agenzia pubblica, diciamo, per tutte le regioni. Delibera. Delibera quadro, sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti. Poi assessore Berlangeri. La delibera quadro sui minori.
legge regionale 34 del 2006, approvazione del programma operativo degli interventi in materia di spettacolo dal vivo, anno 2015. Questo è il programma che lancia poi i bandi estivi per le attività di spettacolo. Questo è il bando che lancia il programma che lancia i bandi per gli spettacoli estivi, 250.000 alla Liguria dei Festival, 140.000 Festival degli enti locali, 210.000 alle istituzioni di spettacolo e 200.000 al bando aperto a tutti. Io non ancora però. Ne parlo in streaming, tanto qui non siamo parole in ore, ma di criteri, seguitemi un po' tutti e salutate tutti, che riguarda la questione ASL 4, dico bene, no? È l'unica che scade adesso. Ma lì cosa succede? Che c'è la prorogazione poi di 45 giorni, quindi lì non c'è problema. Quindi andiamo a Ferragosto. Si può fare. Lasciamo lì. Se no noi dobbiamo fare la proroga. Quindi con qualche mese. Però no, si può. Però c'è sempre il problema che i contratti sono triennali. Lasciamo lì. Basta. Perché nel tempo del 30 giugno è chiaro che la giunta nuova non è in grado di farlo. Scatta la prorogazione e sono in grado. 15 d'agosto basta. Assessore Berlangeri. Legge 10 del 2006, approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Comune della Spezia per la mediateca regionale, impegno di 30.000 euro. Adesso torniamo al professore Rambaldi. Allora, APQ recupero infrastrutturale, ai fini socioassistenziale, primo integrativo, preservato approvazione intervento lavoro di strutturazione, villa di Ganico, centro Alzheimer, via Merano di Sestri. Poi assessore Rambaldi, approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi finalizzati, riduzione consumi energetici in strutture sociali, impegno di euro. Assessore Rambaldi, bisogno di sostegno a favore degli investimenti e dello sviluppo dell'associazione di promozione sociale, poi sempre assessore Rambaldi, conferimento ad Arcel del mandato a realizzare attività di approfondimento e verifica in materia di terzo settore. 45.000 euro di impegno e poi assessore Rambaldi indicazioni regionali per l'applicazione del testo unico legge regionale 42 testo unico delle norme sul terzo settore e qua e queste qui dove le ha? Boh, vediamo poi le sostenziamo questa c'è già per esempio poi sentiamo che non si parla. Potremmo magari finire il pacchetto tuo se ne passi. Basta. Le sistemiamo tanto ormai questa anche si è segnata numero assessorale. Perché io dall'ordine del giorno vedo bene. Se manca qualche cosa, cioè sì. Aspetta, mi sembra che preferisca finire le cose che ha. Sì. Saranno nuove, queste sono nuove, sì, esatto. Va bene, facciamo un po' così, io intanto mi sono segnate i numeri. Questo è sempre è una foto internazionale, l'abbiamo fatta. Vado su, guardo solo un attimo, però è questa. E andiamo avanti. Assessore Rossetti. Determinazioni in merito al patto di stabilità regionalizzato per l'anno 2015. È fatto verticale incentivato, scusi. Cosa vuol dire? Che abbiamo la solita possibilità di acquisire
gli obiettivi di fatto dei comuni ampliandoli. Abbiamo in realtà una trentina di 30 milioni. Abbiamo indicato dei criteri su un'ipotesi che non si è conclusa in modo formale con ANCI. Diamo priorità, come promesso, per il Giro d'Italia, per i danni dell'ultima alluvione e basta. E magari per i fondi europei, cioè, e per i fondi europei, se no siamo. Io ho una richiesta che non mi sembra malvagia del comune, no, non c'è da dire, sono i criteri. No, sono criteri. Poi noi... Io ho una richiesta che non mi sembra malvagia, che sono le cose, me l'ha chiesto Sarajevo, non so, le cose della salute, poi l'emergenza sanitaria. No, c'è tutto lì, segnalo poi per me. Le cose della salute, diciamo, gli interventi quando salta la fognatura, ma il sistema funziona così. Noi adesso diamo i criteri di priorità. I comuni mandano le richieste delle priorità. Ovviamente le richieste saranno 5 volte, 6 volte. Questo ho capito, tipo, non no, ma lo spieghiamo Angelo, ha chiesto Angelo. Sì. E noi, in base ai criteri, poi abbiamo un tavolo di concertazione. Valutate solo se le cose che riguardano le questioni, diciamo, igienico-sanitarie, la salute, l'emergenza sanitaria, non merita una... Poi sai, non capisco mai perché lì lo fa il comune intervento perché non ce l'hanno là, immagino, no? Saremo ma chiamata anche per i fondi europei. Tutti gli anni gli scoppia le cose. Saremo ma chiamata anche perché non riesco a far spesa sui fondi europei. Sì, ma adesso la discussione è comunque basta. Ritiro la segnalazione. Nel senso che mi sembra una cosa abbastanza retta questa qui. Non è uscito con ANCI ed è una sezione anche molto ampia, cioè poi rischiamo di litigare su cosa mettere o non mettere. No, saremo chiamati, ma ha posto il problema dei fondi europei. E non è l'obiettivo qui? Non lo so. Per quale perché interventi previsti dai fondi non lo so. Evidentemente loro hanno un sistema di fognature andato, e non hanno mai fatto intervento di razionalizzazione, ogni stato di salta, quando c'è... A questo punto avrebbero anche i soldi, ma non hanno disponibilità di parte, vanno in crisi. Ci ricordi, Claudio, che me ne parlavano alcuni mesi fa, che mi spiegasti una questione di criteri. Sono arrivati i criteri, io lo segnalo, poi se non vuoi li metto, non li mettiamo. Mi sembrava poi. Sì, però l'emergenza sanitaria è molto generico. Noi rischiamo che poi cominci in nuova. Se, mentre io sapevo che loro avevano un problema di fondi europei. Ma a me ha telefonato a parlarvi. No, loro hanno un problema fisico, sì. Poi come lo risolvono, lo risolvono. È chiaro che i fondi europei lo feriscono, perché è meglio avere soldi europei che mettere i soldi loro, anche se ammortizzati. No, scusa, preciso. Loro chiedono di poter avere patto sulla loro compartecipazione dei fondi europei che gli consente di... Se non riescono ad andare avanti a spendere i soldi che hanno dell'asset... A me non l'hanno posto così, però... A me Paraldi ha chiamato la chiesa. Avranno trovato una via diversa. Va bene, dai, via. Lasciamola con me. Avanti o popolo? A meno che non scriviamo due righe a meno che non scriviamo due righe che sulla base delle richieste dei comuni, come dire, ci si riserva casomai di integrare, basta, lascialo così, basta, sei convinto, vai avanti così. Allora, assessore Rambaudi, indirizzi vincolanti per l'adozione di una convenzione con il Ministero delle Politiche del Lavoro e delle Politiche e Sociali e Italia Lavoro. Via. Assessore Rambaudi, approvazione di indirizzi vincolanti in materia di politiche per le persone anziane, contrasto alla violenza, contrasto al disagio e grave emarginazione. Assessore Rambaudi, convenzione quadro. Questa c'è, vabbè, era questa la delibera, Claudio, dove c'è la parte degli anziani. Via. Poi forse che dobbiamo aggiungere una riga per specificare ancora l'ordinamento formale su quelli degli anziani. Anziani, allora forse che dobbiamo aggiungere una riga per specificare ancora meglio di come già detto che non cambia le tariffe, perché c'è un po' di agitazione. Via.
Convenzione quadro tra Regione FIS per la gestione finanziaria delle misure sociosanitarie da parte dei comuni capofila, siamo 50.000 euro. Riparto anno 2015 del fondo delle politiche sociali, distretti sociali per interventi previsti per l'impegno sociale. Impegno di liquidazione. Se queste qui sono quello ne hanno. La lambada è spesa anche quella del 2016. No, no, sono quelle, quelle che ho. Assessore Boitano. Beh, ci fu un precedente illustre in campo. Del... Avrei potuto farlo, ma non lo devo dire. Io. Vedo solo quello che ho. Non so, ma anche lui ha finito 5 anni dopo. Sì, sai. Deliberazione 159 del 2015 edilizia scolastica proroga dei termini per la presentazione della domanda di accesso al contributo. Assessore Boitano. Poi sempre assessore Boitano. Arte di Genova, legge regionale 10 del 2004, cessione all'agio di edilizia residenziale, approvazione piano di vendita, validità 2015-2016. Assessore Barbagallo, finanziamento delle domande non ammesse i benefici del bando di quella di GR 1300 del 2014 riguardando i territori montani, quindi risorse del Fondo regionale per la montagna e assessore Barbagallo, convenzione tra, tra il Corpo Forestale dello Stato e la Regione per l'attuazione dell'articolo 7 per l'approvazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali. Assessore Barbagallo, integrazione delle della precedente convenzione con ANCI. Continuare il programma regionale di sviluppo rurale, impegno 15.000 euro. Poi qua ci sono, vediamo. Assessore Barbagallo, allora regolamento UE modalità per apertura condizionata delle domande di adesione agricoltura biologica del PSR. Approvazione protocollo di intesa tra regione e sistema camerale in materia di qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole e presentazione dell'assessore Barbagallo, presentazione e candidatura ai programmi Alpine Space, progetto e progetti europei. Barbagallo. Questo, allora... Allora, l'assessore Barbagallo, approvazione bando per la concessione di contributi alle associazioni regionali delle imprese della cooperazione della pesca. Bando 670.000. Decreto ministeriale, istituzione di attuazione per superfici diverse dal prato permanente, ma adesso assimilabili. Prato provvisorio. Dai. Poi, regolamento CE. Settore della pesca, revisione del manuale delle procedure dei controlli delle imprese intermedie e poi programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, modifiche ai termini di presentazione delle domande di pagamento. Bene. Ma questo è importante perché anche per il problema tecnico che c'è un problema di funzione. Via. Bene, 20 aprile. Vogliamo mettere una cosa che ci lasciamo liberi la possibilità di fare un ulteriore aggiornamento del testo? Non lo so se loro mi hanno detto che hanno detto. Assessore e direttore, vogliamo mettere nel testo la possibilità che ci lasciamo come giunta per rispettare di avere un ulteriore aggiornamento dei tempi? Male non fa a me, adesso l'unica cosa che sarà un po' difficile riuscire ad avere dei tempi che sono termini comunitari. Siamo riusciti a rubricare 20 giorni perché c'è un disservizio sulla linea di informato. Siccome non guarda mai, non sarebbe per me. Lo vedete voi con il direttore prossimo. Ok. Ci pensano loro, vado avanti. Sì, non mi scrivo solo una cosa. Perché poi non mi ricordo. Allora, patrocinio, è il logo della regione, il presidente. Poi, assessore Rambaudi, azione sperimentale di rete a livello regionale per la promozione della partecipazione
quale divisa l'infanzia dell'adolescenza, impegni a favore di ragazzi di 20.000 euro. Presidente, approvazione elenco. No, approvazione elenco di interventi infrastrutturali a favore degli enti locali territoriali. Esatto. Cambiare. Senti, ma ho l'elenco, allora la metto da parte, la facciamo dopo. Sì. Facciamo dopo. Ma di a me quando i colleghi hanno davanti il testo lo facciamo. Sì. Poi assessore Guccinelli, sì. Convenzione tra Regione Liguria e FIS, attuazione del piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria per abduzione dei gas serra. Sì. Assessore Guccinelli, riqualificazione area ex metalli e derivati di Arcola. In sussistenza ora nel reale, è la delibera che probabilmente ci mette in condizione di avviare le procedure di cessione di quell'area lì, ci sono interessi di aziende che si vogliono ampliare, questo ci sblocca. Assessore Guccinelli, Port Fest 2007-2013, misura 1.2.4, ingegneria finanziaria, fondo capitale di rischio, riapertura sportello. Sì, riapriamo lo sportello dell'ingegneria finanziaria di Ligur Capital con una dotazione di 3.600.000. Invece Port Fest 2007-2013, asse 1, attività 1.4, approvazione convenzione con FIRSE e assegnazione risorse. Poi, questo è importante perché con questa convenzione con FILS, il riuso di una serie di risorse che già avevamo in FILS e l'aggiunta di questi 2.800.000, dotiamo il bando per l'alluvione del novembre 14 di una cifra complessiva di 19.250.000 euro. Io avevo saputo a stampa quanto siamo arrivati in totale. In totale siamo arrivati a 20 del primo bando, 24 del secondo, 19 del terzo, sono 63. A questo punto, da oggi a lunedì, tutte le pratiche di novembre possono essere pagate, se sono pronte. Sì, stanno cominciando ad arrivare dalla Camera di Commercio, è avviata la procedura di richiesta del DURC, quindi si può mettere in erogazione anche novembre 14. Quindi diciamo da lunedì comincia a capitare anche sì. i grandi danni. Lì era novembre era un bando unico, non avevamo fatto la distinzione sotto e sotto. Solamente che sotto i 40 il DURC non serve. No, sotto i 40 il DURC serve perché in questo caso sono fondi europei. Noi siamo riusciti a derogare dal DURC, ma sulle risorse nostre, sui fondi europei, che ne dica Morgini in Consiglio regionale. Tu hai erogato, abbiamo erogato finora quanti milioni, detto? Finora abbiamo erogato 25,5. E abbiamo da erogare 38. Abbiamo da erogare 38, io spero che alla fine me ne avanzi un po'. Ma non a me la regione, assessore, abbiamo approvato il bando a 10 milioni per l'autoprotezione. Sì, l'aveva detto che era. Sì, quindi dopo lo sì. Spero a luna, ma io arrivo a allora, spero a luna, ma siamo molto in Vesco Rossetti, approvazione schema di protocollo d'intesa, azioni per favorire l'occupazione, garanzia giovani. Assessore Rossetti, coordinamento delle tariffe di quella legge 66, in materia di applicazione tasse sulle concessioni regionali. Assessore Rossi, disposizioni per la contrattazione collettiva integrativa della dirigenza. Assessore Guccinelli, Parafsc, azione B1, riconversione area ex industriali, atta aggiuntiva alla convenzione del 5 marzo, approvazione nuovi programmi. Okay. Assessore Guccinelli, Port Fest 2007-2013 e attività di animazione, modifica convenzione Regione Union Camere e ulteriore atto aggiuntivo. È la convenzione per l'attività di animazione che abbiamo con Union Camere. No, però poi è un po' più insieme. Tora, tanto ce ne sono sacco.
possa essere, assessore Cucinelli, possa essere in 2013 asse 3 sviluppo urbano, rimodulazione contributo, progetto integrato senso di Chiaravalle. Questa è una delibera di rimodulazione generale che diamo, dove prendiamo atto che l'ultimo progetto, quello di Sestri Chiaravagna, che era un progetto complessivo di 9 milioni, era stato finanziato per 5 milioni e 4, qui ci sono opere ancora finanziabili, diciamo che i residui che ci si possono determinare negli altri progetti, ma facciamo poi in modo particolare riferimento al Comune di Genova, possono essere utilizzati a finanziamento e a completamento del finanziamento di questo progetto qua. Allora, dico un po' meno specificamente, dai. Abbiamo preoccupazioni su Paragno. Abbiamo due preoccupazioni su Genova che stanno rientrando, una che è di San Pier d'Arena, che era quella dell'ascensore, che però si è trovato un modo di un'opera. Però si è messo in modo da fare i progetti sponda, no? Sì. Se qui pensiamo di non perdere un centesimo. No, Genova ce la dovrebbe fare a recuperare i problemi che c'erano. Assessore Cucinelli, Forza S 2013 asse 4, promozione del patrimonio culturale e naturale, proroga progetto, approvazione schema aggiuntivo. È la proroga di Liguria Heritage. Assessore Berlangeri. Programma attuativo, forse anche assessore Cucinelli, sì. Perché sono a PSC. Programma attuativo. Energia 2013, area tematica complessi monumentali, concessione e contributo a favore del Comune di Genova. Staglieno. Sì. Porticato del cimitero di Staglieno. Assessore, sempre Cucinelli. Indicazioni applicative riferite alla relazione di riferimento di quell'articolo 29 del decreto legislativo 150 del 2006 per le installazioni soggette ad AIA regionale. Sì, questo è un provvedimento che rende più semplice la vita degli installatori in Liguria, stante un quadro normativo molto lacunoso che c'è a livello nazionale. Presidente, individuazione e programmi di cooperazione territoriale europea Interreg 2014-2020 per la regione Liguria in modalità attuative. Assessore Cucinelli, approvazione schema di accordo di programma per l'insegnamento del Center for Human Technologies dell'ITT e di un incubatore tecnologico presso il Parco Scientifico degli Azzelli. Sì, questa è l'approvazione dell'accordo di programma che dovremo sottoscrivere poi con il MISE, per i 15 più 5, quindi c'è anche l'incubatore. Molto bene. Questa qui, se va bene, è un grosso accordo. Sì. L'altro sarà tutto più. Direi che ormai... data programma... quando c'è un'università di mezzo io non sono mai no, ma in questo caso è l'università, no? Quella di una donna si firma l'atto nel senso che accetta del trasferimento di risorse, sì. Poi ne chiacchiera con Ballerino sulle ultime ore, non su questo, capelli dei anche con mille dai. Allora, assessore Rossetti, linee di indirizzo per l'avvio del programma operativo FSE 2014-2020. Questo è importante perché partiamo con i primi bandi per il caso Staffermi fino a maggio. Assessore Rossetti, ripartizione in capitoli dell'unità previsionale di Bari, relativa alla variazione del bilancio 2015 e 2017, primo provvedimento. Assessore Rossetti, revoca della concessione alla provincia di Savona dell'immobile regionale ubicata finale, in via San Pietro, contestuale. Assessore Rossetti, prosecuzione attività progettuale, attività di supporto da parte di ASER per la... questa cosa qui, la scuola... quella che abbiamo fatto prima. Sì, la fotocopia, adesso poi... No, scuola di... quella che ha voluto la copia la prossima. Ma no, è un'altra, no, sbagliamo. Già l'abbiamo fatta. E poi, l'assessore Rossetti... Prosecuzione...
misura di conservazione dei SIC liguri, regione geografica. Io questo non l'ho firmato, ma la commissione ha dato parere. Vediamo la scelta e poi si arriva. No, volevo capire la scelta e poi si arriva, se Paolo fa. La conosco a memoria, il problema è che la commissione ha dato parere unanime in negativo a questa agenzia. Quella sui SIC. C'è un tema sollevato dalla dottoressa Minervini che è la possibilità di entrare in pensaci, pensaci mezz'ora, poi ce lo dice, ok? Magari aveva bisogno di un conforto, poverino. Ma io lo do apposta a mezz'ora perché avevo il conforto. Parliamo insieme. No, vabbè, faccio due quesiti per via informale. Cosa vuoi ne facciamo domani? Non so cosa dire, perché sono materie. No, non vuoi. Accantonalo un attimo, andiamo avanti. Lasciare per ultime quelle. Non è che. No, così da un po' abbiamo il quadro di come siamo messi, non so per altro perché abbiamo cose, università, TTL, casomai cambiamo le nostre agende, oggi siamo già sempre appunto non so come dire. Ma appunto dico, vediamo come fare, solamente per mandare avanti tutto il Pacifico, il nucleare è quello complicato, non è che volessi scusare. Allora, assessore Rossetti, convenzione tra l'altro la regione Liguria per assolvimento obblighi inerenti ai servizi di prevenzione e protezione con importo di. Volevo sbloccare tutto quello che è abbastanza semplice, poi lasciarci un po' di tempo. Poche ore oggi. Avevamo detto di tenere tutti, di andare lungo. Assessore Rossetti, accreditamento strutture formative, villaggio del ragazzo. In questo senso che volevo lasciare cose complicate e poi fare una mozione d'ordine. Assessore Rossetti, e figure professionali installatore e manutentore. Assessore Paita, linea ferroviaria ad alta velocità capacità Milano-Genova, tratta Terzo Valico, schema addendum alla convenzione quadro, schema atto procedimentale. L'addendum, siccome sono arrivate delle ulteriori, si stanno formulando ulteriori proposte da parte del municipio e da parte del comune, ho lasciato dentro l'addendum una, come dire, possibilità a vedere, ad accogliere, qualora, e poi bisogna vedere se gli altri ci raccolgono, però comunque, non le ho inserite, però ho lasciato una parte. Vicepresidente, piano regionale integrato controlli sicurezza alimentare e sanità animale. C'è da fare un'integrazione che ho già messo lì. Va bene. Perfetto. Vicepresidente, progetto pilota presso il comune di Albenga in materia di polizia locale e politiche sociali. Bene. Indirizzi per la fase di progetti in materia di polizia locale, sicurezza e legalità, master in scienza di polizia, approvazione del programma didattico e atti conseguenti, vicepresidente, protocollo d'intesa per la prevenzione del contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori. E poi fondazione scuola interregionale di polizia locale, impegno di 5.000 euro. Ok, via. E poi del vicepresidente, approvazione direttiva vincolante dell'articolo 8, legge 41, in materia di procedure di prevenzione e di controllo delle infezioni ospedaliere. Vicepresidente. A5. Autorizzazione a contrarre un mutuo di euro 10 milioni per finanziare la realizzazione di investimenti per ristrutturazione edilizia impiantistica, restauro e adeguamento della normativa di acquisto di apparecchiature sanitarie. Dopodiché, c'è la nostra autorizzazione. Aspetta, mettiamo da parte. Questa? Mettiamo da parte. E tutte quelle che? Da parte. Arrivederci. Quindi, come delibere,
Io non ho altro. Ma come mandiamo altro? Di delibere per ora non sono arrivato. Il TPL, TPL sta arrivando, ho queste qua, io ce ne ho tre. Ah, oh, grazie. Stavo aspettando il professor. TPL, università, manco l'università. Io posso chiedere una cosa, via dell'amore integrativo l'avete passato? Lo stanno portando. Via dell'amore? Quella che è rimasta. Scusate un po'. Tanto che vi... Allora, le delibere che dobbiamo fare, guarda che la mia salute è fatta, fantasia. Io ce n'ho una serie in arrivo. È un argomento quello. L'argomento vediamo. Non ti rispondo. L'argomento. Io, Pippo ce n'ho una serie. Ce n'è uno in fondo. Che è questa? Sì, no, in fondo, si allora, le delibere, questo da fare. No, no, l'abbiamo fatta. Beh, quella del mutuo? Quella del mutuo, l'avete visto? Sì, sì, sì. Poi, allora, vediamo. Quindi, dell'assessore Vesco, prosecuzione, attività integrativa di assistenza tecnica alle strutture regionali da parte di Arse e Riguri, euro 25.600. Volevo lasciare le ultime e quelle complicate, chiaro? Sì, 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 no? Sì, in modo che le guardiamo con un po' di calma. Poi, assessore Vesco, programma attuativo inerenti interventi regionali in materia di immigrazione 2015, proroga linee generali. Assessore Vesco, recepimento linee guida in materia di tirocini per persone straniere, residenti all'estero e modulistica allagata approvata in conferenza Stato-Regione del 5 agosto. E prosecuzione, assessore Vesco, prosecuzione attività integrative di assistenza, ma era una quella di prima che l'abbiamo già letta, non è scritta appunto, quella di Assel, quindi va bene. Poi assessore Vesco, accordo, programmazione, sviluppo, sistema di interventi per l'integrazione e l'inserimento lavorativo dei cittadini migranti, affidamento di incarichi al segretario generale. Assessore generale, un accordo operativo e assessore Vesco, programma attuativo interventi regionali in materia di immigrazione, proroga linee generali di programma, autorizzazione di spesa. Presidente, schema. Schema di dichiarazione di intenti per la ricollocazione del polo genovese. Non la proviamo adesso. Nel senso che vuoi parlare con voi con calma, evidenti motivi. Ok? Poi delibere, c'è ancora qualcosa? Non l'ho sentita passare, questa è la mia copia, però non l'ho sentita passare. Gli indirizzi alla FISE e a tutte le partecipate di FISE per il contenimento della spesa del personale. Se l'hai sentita parlare? No, non l'abbiamo sentita. Mettiamo solo la stavamo, ma non l'abbiamo sentita. Devo firmarla? No, perché è una fotocopia questa. Mettiamo. Verifichiamo. Poi questa è... Le elezioni, vabbè, ormai la posso anche firmare e andiamo, no? Tanto abbiamo deciso, no? Sì, sì, questa comunque sono gli indirizzi generali per fare la convenzione con le prefetture che ci hanno mandato. Questo, la scelta di carta ormai si è fatta, purtroppo così. E le elezioni, le indicazioni per fare la circolare ai comuni per... Non volete dettagli, lasciamo agli uffici dettagli, sì, no? Sì, sì, non c'è niente. Allora, poi assessore Vesco, progetto regionale finanziato da UE, fondo FEI, imparo l'italiano, impegno di spesa. Bene, via. E poi sempre dell'assessore Vesco, approvazione di invito a presentare progetti finalizzati a lavorazione di gestione dei servizi per l'impiego per gli anni 2015-2016 a valere sul programma operativo fondo sociale questo europeo. È il pezzo dei centri per l'impiego che il governo dice che dobbiamo pagare noi perché il governo fa le riforme mettendole sul conto delle regioni e allora queste linee di indirizzo consentono alle province di presentarci dei progetti per avere il maggior numero possibile dei costi coperti da noi con il pezzo. Più l'assessore Rossetti come altro proponente. Poi,
un'altra delibera, adesione. Adesione ad iniziative di interesse regionale. Perché è aggiuntiva. E a questo punto. Qui ce n'è una che però non c'è fisicamente lì, quella originale, che è l'estensione di alcuni lavori che si possono fare in più dalle ferrovie della via dell'amore per completare il lavoro. Se è andato originale uguale, no? Ho questa copia, va bene, poi lo so, dopo ve la togliamo. E Rutinaro invece, scusami, ma Rutinaro non c'è, fermata in ragioneria, arriverà il corso. Ecco, oggi come una domanda, Presidente, perché io e Pippo abbiamo la delibera con l'impegno di spesa per l'Università di Spezia. Allora, un attimo solo. C'è un problema nella piattaforma. Un secondo, se lui è zitto. Io vado. Ecco solo un minuto. Facciamo solo il programma. Poi continuiamo dopo, così facciamo tutti insieme il programma. Allora, io ho una cosa che mi tolgo, che è la visita agli uffici di MSC, devi chiedere un paio di visite, diciamo così, per cortesia a Michela Carlisi, che è la prosecuzione della giunta, mi impedisce di, il programma nei prossimi giorni, mi scusino tanto. Con questa modifica io posso stare tranquillamente fino alle 16.30. Salve, tra qualche giorno di conferenza stampa che manterrei, forse direi. Durante la conferenza stampa ovviamente io faccio, è vietato tutti mangiare, in particolare al vescovo per solidarietà. Sai che naturalmente scherzo. Un abbiamo di ferro anche qui. Va bene, è chiaro? No, dopodiché prima che vada via lei, le ferrovie ci hanno detto che la data della di Manarola non può più essere quella programmata. Aiutami, Lucia. Ma uno la nostra scelta è orario di giorno o di tre però solamente alle 10. Io sposterei tutte le cose mie e farei l'uno se no saltiamo il giorno. Io l'uno sì. Il tre? Il tre sì, al mattino sì, poi vado via ma al pomeriggio. Cosa facciamo? Alle 10? Stiamo parlando della giunta. Proseguitemi, ragazzi, per favore. Allora, c'è una cosa a cui teniamo tutti molto, che è il primo tratto di via dell'amore che si inaugura. Hanno concordato con il referato del 2, ci hanno detto che hanno avuto un impegno, ovviamente ci deve sempre l'effetto. Ci propongono 1 o 3, ci scegliamo il 3 e 10. Scegliamo il 3 e 10. Tra l'altro, allora, via dell'amore. Tra l'altro, questa settimana qui, la settimana di Pasqua, vabbè, è il venerdì santo, ma non credo che sia via passato. Dell'amore. Via dell'amore, più santa di questo. Infatti io, ancora che laico, sono sempre molto di più. A questo punto potremmo fare la giunta in due. Allora? Sì. Ecco, le giunte saranno più brevi. Io le farei... sono a Roma il 2, va bene. Allora, io ti proporrei questo. Siccome saranno giunte molto più brevi, le farei alle 11. Molto lato sull'inizio, in modo che a meno che non anticipiamo le conferenze stampa che si possono fare a mezzogiorno. Continuiamo a farlo. Forse mezzo. Continuiamo a farlo alle 11, Presidente. Stamattina io posso stare invece. Stamattina sì, è stupido. Cosa preferite? Mezzogiorno. Ora posso dire una cosa, Elia doveva venire anche per la parte invece. Non l'ho detto ma lo dico. Allora, lui ci può fare quattro oggi, devo fargli sapere che non va bene per quattro oggi. Io ce l'avevo 10. Lui cambia tutto due dati. Adesso quindi devi dire, non c'è la tua omologa, che per quanto riguarda, ma data, va bene, scegliamo 3-10. Poi cambierò la tua agenda, non c'è problema. Per quanto riguarda la seconda, prendiamo atto che non può il 10, ma dobbiamo dire che non possiamo la 14. Ah. Avremo forse una vita importante che se si concretizzerà, io dirò. Fate da chi viene, se non da chi riceve la vita. E quindi bisogna che troviamo un ulteriore dato. Le giunte, così finiamo, quindi a parte giovedì 2. Quindi io però non ci sarò. Io manteniamo ho un po' di problemi in 2. Io neanche. Il 3 non c'è, siamo a 10. No, 3 che manca, non dice 3 che manca. Siamo al 3 pomeriggio. Comunque c'è. Non ci sono comunque.
Allora, scusate, il giorno 2 chi c'è? Io ci sono uno. Claudio? 2. Ma mattina o pomeriggio? Mattina alle 11. 4, 5, 6, 6, 7, tu no? Se potevo no. Vabbè, facciamo una cosa. Se abbiamo i 7, la fa tanto, cioè, quasi niente. Vogliamo saltare direttamente? Abbiamo una settimana, intanto abbiamo fatto tutti, diamo un po' di respiro. Ci siamo una settimana, ripetiamo. Allora, facciamo così, se ci dite che c'è una cosa urgente, ne troviamo 7, ne ordiniamo 7 e si fa. Se no rimandiamo al 10 in poi, se le conferenze stampa ritorniamo all'una, le convochiamo direttamente all'una, sarà giù più un'oretta. E si lavora su altro. Va bene? Bene, onorario Presidente, okay. Allora, noi proseguiamo però dopo la conferenza stampa, però adesso vorrei fare l'agenda di cosa abbiamo da fare. Allora, io qui al momento, a parte le delibere, a fare non ci stai in piedi. Ah no, però, Lella! Scusa. Lella! I picco, facciamo noi? Facciamo noi il picco? Una mura. Già da parte, roba. Devi vedere, l'ho modificato. Scusate, adesso volevo fare l'elenco di quello che c'è da fare ancora. Allora, io così abbiamo gli elenchi, sono già a lavorare. Seguitemi un attimo perché sono già importanti. Io ho il picco e il sì. Giusto? Picco e sì. Questo sono da fare. E sì. E poi c'ho il Zelle, picco, sic e Zelle. Poi c'ho qui la pratica invece che non facciamo più, che è quella di Monasi, però questa non si fa oggi. Va bene. Picco, sic e Zelle. Ditemi gli altri titoli. Arriva Università Spezia. Università Spezia. Arriva Rubinaro, Ponte Rubinaro. Arriva tutto il manotto del TPN. TPN. Dite le altre, per favore. C'è un argomento sul teatro della gioventù, positivo, speriamo. Questo giovani, gli argomenti facciamo, facciamo gli argomenti. Lei non ha delibera sul tavolo in questo momento. Io solo gli argomenti, sono un po' di esatto. Io ho due accordi fatti stamattina con i medici nel centro. MMG. Poi non so se mi arriva ancora la cosa. Poi c'è quella, però c'è la più. Poi ci sono le riserve. Poi c'è la riservata, lo continuo a fare. E poi c'è. Basta. Dai, argomenti. Allora, gli argomenti. Il sacco dell'assessore Boitano, candidatura per il programma europeo. Orizzonte 2020. Efficientamento energetico. Ma poi libererei di là, no? Perché adesso non è che li facciamo aspettare un'ora, no? Cioè, chiudiamo la parte. Sì. E poi dell'assessore Rossetti, disdetta contratti di locazione Liguria Digitale, no, e rimandi dopo. Okay. Quindi Liguria Digitale, devo segnare. No, questo va bene. Va bene? Vale. Che cos'è questo? No, Liguria Digitale, va bene, quindi va bene. E poi un argomento fuori sacco dell'assessore Rossetti, partecipazione della Regione Liguria in qualità di partner al progetto Erasmus. Erasmus, figure, le scuole. Bravo. Finiti gli argomenti? Allora, io direi di chiudere la giunta, facciamo le pratiche nominative, facciamo la conferenza stampa, poi cominciamo con il della prima parte. Sì. Vabbè, scusate, naturalmente. Vogliamo pomeriggio.